Arte Salerno 2017, siamo nella sede sontuosa di Palazzo Fruscione con Andrea Fronda, questo scultore che ha dei concetti che veramente in un minuto sarebbero troppo poco per raccontare, perché già parliamo di movimento, parola che di per sé avrebbe tanta tanta storia. Andrea, a te la parola. Allora, praticamente le opere possono essere concepite sia in gruppo che singolarmente, parlano del movimento, un movimento inteso come gesto, scatto della ragione, dell'esigenza, e si condensano sostanzialmente non nell'attività cinetica, quanto attraverso il colore e l'uso del materiale. Il colore rosso, in un certo senso, vuole testimoniare simbolicamente proprio il dinamismo, l'azione, la forza, ma può significare anche magari l'ira, il sangue, il dolore. Per quanto riguarda il materiale, la parte visibile è in carta di quotidiani. Reputo che la carta di quotidiani ben si addice, diciamo, al concetto di movimento, al passaggio delle informazioni, il passaggio di testimone. Mi raccontavi che questa opera in particolare anzi, un significato che è quello di Del flusso migratorio, flusso il migratorio. fenomeno dell'emigrazione sostanzialmente. O degli immigrati, dell'immigrazione, a seconda sostanzialmente dei punti di vista. E l'ho condensata proprio attraverso il colore rosso, questa striscia che testimonia il flusso migratorio, sia appunto con le scritte sono visibili, parlano sostanzialmente appunto di questa storia. Mentre invece l'opera che vediamo in fondo all'inquadratura parla di terrorismo. Senti, facciamo una cosa, abbiamo veramente solo pochi secondi. Io invito a questo punto il pubblico a cercare di approfondire il tuo percorso, il percorso di Andrea Fronda, sulla tua pagina Facebook, sicuramente ce l'avrai, e magari perché no, attraverso Artetra e attraverso Prinsal. Andrea, Perfetto, grazie. grazie a lei.